Ciao a tutti! Oggi sarà un video molto richiesto, un video diverso dal solito, un video riflessione, un video basato sulla mia opinione personale. Tempo fa ho fatto il video perché mi piace Italia. Dopo quel video tanti mi avevano chiesto ci sono le cose che non ti piacciono, cosa ne pensi, molto spesso russi chiedono cosa mi piace e cosa non mi piace dell'Italia. Infatti dopo i video in italiano sicuramente farò lo stesso video in lingua russa, così almeno possono vedere sia i miei iscritti russi sia i miei iscritti italiani. Io mi sono segnalata qui i punti, diciamo, cosa mi piace dell'Italia e della vita in Italia dopo quasi 8 anni che abito qui. Ovviamente non è un video offensivo in nessun modo, non voglio offendere nessuno, ovviamente. Non mi dovete scrivere vai a casa, eccetera, eccetera, queste cose qui, perché tanto non le prendo in considerazione. Semplicemente sono mie riflessioni personali, soggettive, quello che vedo io tutti i giorni in Italia, quello che accade tutti i giorni, diciamo, e le cose che mi piacciono e alcune cose che mi piacciono un po' meno. Se vi piace questa tipologia di video, se vi piace un video delle differenze, c'è una playlist dedicata alle differenze tra Russia e Italia, che ho fatto tanti video dedicati alle differenze tra due paesi. Vi lascio tutti i link sotto al video e sotto al video qui e qui nelle schede. Se vi piace questa tipologia di video, iscrivetevi al canale, mettete like o dislike sotto a questo video, lasciate i vostri commenti costruttivi e magari se non siete d'accordo scrivetemi in cosa a voi vi piace degli altri paesi, se magari siete trasferiti, facciamo questo confronto qui e sicuramente, di nuovo ripeto, non è un video offensivo. La prima cosa che mi piace dell'Italia e trovo una bella cosa rispetto magari agli altri paesi dove io sono stata è il rapporto con gli animali e amore profondo per gli animali, soprattutto gli animali da compagnia, gatti, cani. Quanto io, avendo anche un cane, spesso mi relaziono con delle persone che a loro volta hanno cani di varie razze e quanto amore c'è nei loro occhi, quanto loro ci tengono a questi loro amici, fanno veramente parte della famiglia, sono veri e propri membri della famiglia e vedo che questo amore traspare dappertutto quando ci sono magari un cane smarrito, un gatto smarrito, tutti vanno alla ricerca. Diciamo che la prendo veramente molto 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 a cuore la questione degli animali, soprattutto gli animali da compagnia, e vedo che anche il progresso, nel senso che fanno entrare quasi dappertutto, visto che ci sono alcuni supermercati già che fanno entrare i cani. Io, sapete, con Muffin viaggio spesso. E quando si va ci sono quasi tutti gli alberghi che fanno entrare gli animali, soprattutto a Trieste, nell'albergo Savoy dove sono fermata, lì erano proprio contenti, c'erano tanti cani e questa cosa mi piace tanto e piace tanto anche a Muffin. Da Muffin, ma io si dico, non siamo noi tutti. E Muffin fa video sempre con me. Mi piace questo rapporto, mi piace che ovviamente anche qui ci sono canili, ci sono cani abbandonati, però vedo che sempre meno, sempre più persone prendono i cani dai canili, sempre meno abbandoni, cercano comunque di contrastare anche il traffico di animali senza vaccini o traffico illegale, diciamo, di queste creature, e questa cosa mi piace tantissimo, soprattutto che fanno entrare quasi dappertutto. L'Italia è un paese molto pet friendly, trovo io, ed è un pro assoluto, soprattutto per me che ho un cane, ovviamente, e so che tante persone che viaggiano con gli animali in Italia si trovano bene. Seconda cosa che mi piace dell'Italia, facciamo allora i punti positivi prima dell'Italia, è la pazienza verso i bambini. Io ho fatto un video sull'educazione dei bambini qui. Si tratta proprio della pazienza verso i bambini quando urlano, corrono, fanno casino, ma vedo che le persone intorno non dicono quasi mai niente, non sono mai aggressive verso i bambini. Se c'è un bambino nel passeggino vengono sempre a guardare, a dire, a dare consigli. E vedo che anche ci sono pochi orfanotrofi in Italia. Difficilmente succedono i casi quando i bambini vengono completamente abbandonati. E anche i padri vedo che comunque, anche se i genitori si separano o si divorziano o cambiano, insomma, le loro vite, vedo che i bambini comunque
hanno gli stessi rapporti sia con padre che con la madre, nonostante il divorzio. È difficile che si rompano proprio i rapporti del tutto, è difficile che non partecipa il padre diciamo, alla vita del figlio nonostante il divorzio. E soprattutto questa poca quantità di orfanotrofi, eccetera, eccetera, questa pazienza verso i bambini, nonostante il caos che creano, vedo io tutti i giorni, trovo anche questo una cosa bella comunque dell'Italia. Viaggio di questi visi, ho messo in russo è la gentilezza dappertutto. Molto spesso quando si entra in un locale e si chiede un'informazione o quando non conosciamo una persona, entriamo da una commessa in un negozio, molto spesso le persone sono molto gentili, sorridono, vedo che anche, io vedo anche con Muffin quando io cammino, molte persone sorridono al cane, parlo col cane, e comunque cioè, la gentilezza è presente ancora, magari prima era ancora di più perché sento da quello che mi dicono che era ancora più presente, le persone erano ancora più partecipe, ancora più era una comunità. Adesso magari le generazioni nuove sono un pochino diverse, sono un po' cambiate, però vedo che la gentilezza è presente comunque negli italiani. Quarta cosa è amare la vita e amare quello che diciamo fai e amare proprio la vita e come proprio modo di fare. Gli italiani hanno questo grande amore per la vita, per tutto, la passione per la vita e sanno, e un altro punto che io ho messo è saper rilassare e riposare. Gli italiani veramente sanno riposare perché basta pensare che arriva sabato, arriva la domenica, tutti scappano al mare, la spiaggia, pesce fritto, vino bianco e sei in compagnia, sei rilassato e sanno come riposare effettivamente. Gli italiani, forse anche troppo, non lo so, però hanno questo grande amore verso la vita e veramente piace riposare di qualità. Pensano sempre al buon cibo, pensano sempre a dove si sta meglio, in che ristorante si sta meglio, in che albergo si sta meglio, e pensano al proprio benessere. Comunque, questo trovo comunque sia una cosa molto bella proprio degli italiani, di persone che ci vivono, che hanno questo grande amore per la vita e sanno veramente come riposare gli italiani. Questo è vero. Passiamo, sono 5 punti che piacciono e 5 punti che non piacciono. Passiamo ai punti che non piacciono. Primo punto sarà, primi due punti saranno concentrati sulle donne. Io non sono femminista e non sono mai stata femminista, però vedo che in Italia le leggi e determinate cose penalizzano comunque ancora le donne. Siamo nel 2019. E in Italia si sa che le donne guadagnano meno degli uomini. Questo trovo una cosa che in una società civile del 2019 non deve esserci. Un'altra cosa sempre che fa parte di questa cosa, che è impossibilità di fare carriera. Ho visto anche nel settore di sanità molto spesso gli uomini, quasi sempre gli uomini prendono sopravvento, sono capi riparto, sono chirurghi, sono super direttori, responsabili, eccetera, eccetera. La donna magari lo può fare questa carriera, ma ci metterà molto più tempo, molte più risorse e dovrà impegnarsi molto di più e non si sa nemmeno se lo raggiunge. Insomma, questo è un punto a sfavore della vita in Italia. Questo riguarda anche altri tipi di carriere, sia per uomini che per le donne. Voglio inserire qui sempre se qualcuno vuole fare la laurea, per esempio laurearsi in medicina o laurearsi in qualche cos'altro. Spesso se non hai attacchi, se non hai genitori, se non hai parenti, ma hai solo buona volontà, spesso non basta. Diciamo che non c'è meritocrazia, questo trovo comunque non giusto. Quindi non sempre un ragazzo semplice di una famiglia semplice può fare una grande, grande, grande carriera. In Italia è veramente molto, molto difficile. Seconda cosa, sempre riguardo le donne, maternità. Trovo vergognoso le leggi sulla maternità in Italia che danno solo poco, veramente pochissimo congedo parentale, danno poco spazio, non incentivano per niente le nascite, non incentivano per niente le donne, non tutelano le donne nel mondo di lavoro con la maternità, spesso, molto, molto spesso assumono uomini piuttosto che donne per non pagare la maternità, cioè per non prendere la responsabilità della maternità in Italia.
Io mi sono scontrata anch'io nella mia esperienza personale su queste cose, per quello so di cosa parlo e trovo anche poco da, comunque lo stato da poco, se fai un figlio o se fai due figli, se hai tre figli, anzi quasi ti penalizzano perché hai fatto tanti figli, eccetera, eccetera. Questo trovo una cosa a sfavore della vita in Italia. Terza cosa, lavoro. Tutti sappiamo che c'è una grande disoccupazione, certo. Non in tutti i settori, ma se parliamo del Nord Italia, magari c'è ancora qualcosa. Se prendiamo in considerazione, ma già in Toscana non è che ci sia questa grande disponibilità di lavoro perché io abito qui. Parliamo del Sud Italia, tutti sappiamo, chi abita nel Sud lo sa di cosa sto parlando, c'è una grande, grande, grande disoccupazione. Non solo giovanili, ma in tutti i sensi, in tutti i settori. Quindi questo è sicuramente un punto a sfavore e soprattutto è difficile fare quello che ami in Italia e fare magari andare avanti in quello proprio in cui hai passione e quello che ami, molto difficile. Quarta cosa è la burocrazia e qui si aggiungerà anche lunghezza dei tempi in Italia, burocrazia ovunque. Io vi parlo da persona emigrante, quindi adesso per fare cittadinanza italiana ci vogliono 4 anni, col decreto Salvini prima erano 2, ora 4. Fatemi, cioè, solo il pensiero di da lì io già riesco a capire tutto, perché in Italia va tutto così lento. Cioè, se per un foglio, per una cittadinanza ci vogliono 4 anni e i tuoi documenti mettono in un cassetto e non aprono per 4 anni, non li toccano per 4 anni, solo a fine dei 4 anni iniziano a guardare, a controllare, questo fa capire tante cose. Se vogliamo aprire un negozio, bisogna aspettare tantissimo tempo, bisogna veramente burocrazia pazzesca. Se vogliamo vendere una casa, se vogliamo comprare una casa, se vogliamo andare, non so, cambiare una casa, se vogliamo fare trasloco, se vogliamo fare i lavori in casa, hanno delle tempistiche pazzesche, lunghe. Tutto in Italia è molto, molto, molto lungo. Se pensiamo anche che da alcuni specialisti dottori dobbiamo fissare appuntamenti un mese prima o 2 settimane prima, per fissare un appuntamento con uno specialista, con un libero professionista, dobbiamo pensare 2 settimane prima per fissare, cioè. Questo fa capire queste burocrazie tempistiche lunghissime, e qui si aggiungerà anche la questura, il posto peggiore in cui sono stata. Qui si aggiunge anche le tempistiche di burocrazia, come i posti che sono mal gestiti e mal organizzati, come questure, come prefetture, eccetera, eccetera, diciamo anche poca, pochissima, pochissima, pochissima organizzazione. E qui aggiungerò che nessuno non sa nulla. Questo veramente in Italia molto spesso è così. Qualsiasi posto andate, avete una domanda, chiedete, nessuno non sa nulla. Soprattutto se si tratta di documenti, soprattutto se si tratta di domande tecniche, ma anche delle piccolezze. Se tu vai anche a fare la spesa e chiedi dei buoni o di qui, di là, magari 80% delle persone non lo sanno. E devi cercare uno, magari che lo sa, e molto spesso in Italia non sanno niente. Quinta cosa è degli ultimi anni, quando io mi sono trasferita non era così, ma vedo negli ultimi anni c'è tanto, tanto, tanto degrado delle città. Invece di andare a migliorare, a creare delle nuove infrastrutture, a incentivare l'edilizia, dare una svolta alle città, a creare dei parchi, creare per bambini, creare delle piazze nuove, non lo so, rifare le piazze, mettere le fontane, vedo che c'è tantissimo, tantissimo degrado e qui chiaramente tutto, quasi tutto, 99% dipende dalla gestione, da chi gestisce la città, dal sindaco, dagli sindaci delle città, dai comuni di queste città, a chi gestisce e chi che mosse fa, perché non lo so. Chi è stato a Roma? Io sono stata a Roma tanti anni fa, sono stata 2 anni fa e sono stata recentemente a Roma e vediamo anche le notizie nei telegiornali, cosa sta accadendo alle città italiane, prendiamo alcune zone di Milano, prendiamo il sud Italia, molto spesso si parla proprio di vero e proprio degrado e questo trovo è un punto comunque a sfavore, perché se tu, cioè chiaramente si aspira di vivere in un paese che è all'avanguardia, che va avanti, che
che dà il suo meglio, tutti si impegnano, eccetera, eccetera, ma quando vedi tutto ogni anno peggio, peggio, peggio a scalare, è chiaro che non è molto motivante per una persona giovane soprattutto. E qui si aggiunge anche alcuni fattori, diciamo, che ci molto indietro di tecnologie, di infrastrutture nuove, molto indietro di novità, di nuove cose che magari alcuni paesi ci hanno già da 1000 anni, in Italia arrivano sempre molto in ritardo. Comunque rimane un paese in questo senso nelle tecnologie, rimane comunque un paese molto arretrato. Questo è vero, perché se si parla solo delle fibre ottiche o si parla di connessione internet, eccetera, eccetera, si può contare sulle mani, sulle dita di una mano in quale città c'è una buona connessione internet, veramente. Questi erano tutti i punti buoni, positivi dell'Italia, tutti i punti negativi dell'Italia, cosa mi piace, cosa non mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, vi auguro una buona giornata, спасибо e до свидания.